Diciamo che questo è uno di quei tipi di video che una persona dice così per introdurre. Questo è un video molto difficile da fare per me perché devo parlare di una cosa che mi tocca profondamente, però ormai mi conoscete, preferisco parlare di argomenti per quanto importanti, però in modo sereno, se è possibile, quindi non accendo la camera se non sono serena nel parlarne, ma diretto. Gli operai sembrano zanzare. Ho chiuso il balcone per cui spero che non si sente il rumore, forse hanno smesso. Ok. Dunque, vabbè, lo vedrete già nel titolo. Certe cose si accettano con difficoltà, no? Quando non si è abituato, eccetera. Però partiamo dall'inizio. Io personalmente, ormai sapete, non ho mai indugiato né nel mostrare magari quando ho detto che cosa mangio in un giorno, i vari cibi, come si preparano, perché non è necessario. So che piace, ma non è necessario. Così come non credo che indugerò, poi non so se metterò un paio di foto alla fine o durante, però vabbè, vedremo. Riguardo alcuni prima e dopo, come periodo, eccetera, perché comunque si possono vedere nel tempo sul mio Facebook, nel tempo sul mio Instagram, no, forse sì, sul mio Instagram. Faccio abbastanza stories ultimamente su cosa mangio, magari come lo preparo o cose simili. Il punto a cui voglio sempre arrivare è che da situazioni come questa se ne esce. Se ne esce con qualche strascico, forse nella mentalità, e anche questo vi dirò molto velocemente, devo spiegare questa cosa, questa parte iniziale. Però se ne esce e alcune cose si impara ad accettarle. E quello che vi dico io, proprio perché sono piccola così, siamo tutti uguali, non ci sono persone speciali su queste cose, non ci sono eroi, cose simili. Se l'ho fatto io, lo può fare chiunque. Se ci sono riuscita io, perché non lo può fare chiunque? Nell'arco degli anni sono arrivata, ovviamente stringendo, stringendo e poi non mangiando niente, perché si sa che se è restrittiva, è restrittiva. Sono arrivata, diciamo, io sono alta 1,73 m, 1,74 m, questa volta voglio mettere un po' di numeri perché almeno le persone forse riescono più o meno più velocemente a capire il concetto. Per una di 1,74 m pesare quasi 39 kg, che sì, è scioccante sicuramente, ma vabbè, accettarne almeno 20 in più, insomma, adesso peso oscillo verso i 58-60, andando in palestra, mangiando in un certo modo, mangiando soprattutto, quindi è già una grossa differenza. Cosa penso dei miei 20 kg in più? Vi racconto una piccola cosa che è successa proprio stamattina. Prima di iniziare ad introdurre la pasta, o insomma il mio mostro, perché poi sì, il carboidrato in generale è una cosa, però introdurre quel cibo che ti blocca è un'altra cosa. Allora, prima di introdurre magari la pasta, di mangiare 5 volte al giorno, come sto facendo da un po' di tempo, prima dell'estate, diciamo che ho deciso di mangiare parecchio di più. Parecchio di più vuol dire comunque tutti i macronutrienti, tutte le varie cose, e utilizzo un'applicazione che mi dà una mano nel più o meno calcolarle, e io su questo non sono fissata, perché poi c'è la cosina di più, la cosina di meno, che non scrivo, che non segno, chi se ne frega. Circa un mesetto e mezzo fa,
Io vi ho sempre raccontato che non ho la bilancia a casa da secoli, quindi non l'ho mai calcolata la bilancia, non mi interessa perché per non fissarmi sui numeri, insomma, né quando stavo male né dopo e né prima ho mai calcolato la bilancia. Ok. Il discorso è che un mesetto e mezzo fa, quasi due, credo, mi sono pesata. Ho deciso di pesarmi così, una mattina in palestra. Ho detto mi peso, vediamo un po'. Pesavo, se non sbaglio, 60 kg? Sì, 60 tondi, 62, una cosa del genere. Sono scesa con un'emozione, boh, della serie se avevo accettato fisicamente, cominciando a fare palestra da un po' di anni e via dicendo, avevo accettato che il mio corpo iniziava a modificarsi. Quello, mi dicevo, è un numero. È solo un numero, però quel numero lì, adesso che non sono più tanto dismorfofobica, riesco ad associarlo a come sono fatta adesso fisicamente. Quindi ci sta, questo fisico che io vedo allo specchio probabilmente vuol dire quel numero. Ok, punto, dimentichiamoci quel numero subito. Lì più o meno avevo iniziato ad introdurre le mie calorie, che non voglio star qui a dire, insomma, in base al se fai attività, insomma, ad essere sicura che in una giornata introduci le giuste proteine che ti servono a lavorare, i giusti carboidrati che ti servono per la tua energia e anche per la testa, e i grassi che soprattutto ad una donna servono, perché altrimenti ciao ciao ciclo, e io l'ho già sperimentata questa cosa, e non solo quello, ma guasti un bel po' di roba. Io, essendo una donna adulta, non mi posso più permettere certi giochi che ti puoi permettere quando sei ragazzina. Però se ti guasti prima, questo è un messaggio che mando alle giovani, non è che uno si può crogiolare più di tanto, perché quello che guasti non si riaggiusta, e l'ho sempre detto anche questo. Per farla breve, stamattina sono risalita sulla bilancia a distanza di 2 mesi circa. Sono risalita e mangiando di più, mangiando 5 volte al giorno, mangiando i miei 80, 90, 90 grammi di pasta, perché ho imparato ad accettare la pasta come concetto e via dicendo. Insomma, nonostante ciò, iniziando a bere di più come acqua e via dicendo, mi sentivo più sgonfia, mi sentivo, il ciclo era tornato regolare da un po' di tempo, insomma, mi sentivo più forte, riuscivo a fare le cose che probabilmente prima a livello energetico proprio zero, ti bloccavi sul sollevare quei chili lì e non riuscivi ad andare oltre. Ok, fatto sta che salgo su quella benedetta bilancia e vedo 57,8. Il mio intento, iniziando a lavorare sull'alimentarmi di più, alimentarmi più volte al giorno, quindi svegliare il metabolismo, visto e considerato che meno mangiavo, il mio metabolismo si era bradipizzato, non so se sia corretto in italiano, ma non è importanza, il concetto è quello, si era completamente sdraiato, addormentato, morto, morto. Io non riuscivo né a scendere di netto, né mi sentivo sgonfia, ero perennemente gonfia, perennemente a volte mal di pancia, non digerivo bene. Sai quando ti fai quelle insalate perché cerchi di coprire, poi ti sazi ma dura 5 minuti, però sei troppo gonfia per mangiare qualcos'altro. Ed è un insieme di sensazioni fastidiose, molto fastidiose. E così non riuscivo a sbloccare certi meccanismi. Mi sono detta, ok, leva l'insalatone, piccaci il piattino di pasta. Ho cominciato a sgonfiarmi, ha cominciato a cambiare il mio corpo piano piano. A volte lo accettavo, a volte mi dicevo, possibile che mangiando di più? Cioè, sono cose che sai, io le sapevo e le avevo fatte apposta. Eppure certe volte mi stupivo della macchina meravigliosa del corpo, che più mangi e più ti sgonfi, e più hai la sensazione di leggerezza, ma di forza, e più cali di peso. Io l'ho visto stamattina, 57,8. Il discorso qual è? Sembra tutto bello quello che ho detto? Probabilmente sì, accetti facilmente, eccetera. Ma la mia reazione? Mi sono stupita di me stessa. La mia reazione non era di felicità o di sollievo.
È stata una strana sensazione di preoccupazione e delusione, forse un po', non so perché sto dicendo delusione. Sono rimasta quasi male. Tu li vedi i cambiamenti del tuo corpo, però ero convinta di essere scesa un chiletto di liquidi, magari di essermi sgonfiata, di sentirmi un po' più asciutta, un po' più tonica. Si sa, il muscolo pesa, eppure il risveglio del mio metabolismo ha messo in moto una macchina a cui non ero più abituata, ma da tempo ormai. Io so che c'è dall'altra parte chi mi può capire. Ero stranita. Inutile dire, vabbè, ovviamente che in altri tempi, in altri momenti, sarei stata molto felice, ma la cosa bella è che io ho toccato già questo peso, ripeto, 1,70 m. 3,5, 74 per 57,8 kg, 58 kg. Direi che ci sta. Magari uno mi direbbe qualche chilo in più o non ti farebbe male, però ripeto, oscillo tra questo e i 60, posso arrivare pure ai 61, non è un problema. Il discorso è che io mi sono scontrata con un mio demone e mi sono autodimostrata che è vero che il mio metabolismo andava svegliato. E come riflessione adesso mi sembra quasi strano aver accettato. Cioè, se ci penso, io ero 20 kg in meno. 20 kg in meno di adesso. Ora, ripeto, non so se metterò una foto più o meno del prima e dell'adesso, ma di come sono adesso potete vederlo benissimo su Instagram, c'è tutto sotto. Non mi ritengo una persona grossa, anzi mi ritengo abbastanza longilinea, sto bene con me stessa stranamente e in un periodo in cui sono contenta. Quella sensazione che avevo stamattina, un po' di preoccupazione, non mi nascondo che ok, prendendomi per scema, o forse no, ripeto, c'è chi può capire, c'è chi no. Un po' mi sono quasi spaventata, ho detto, ma sicuro che questo tipo di peso sarà adatto per me? Forse dovrei mettere qualcosa in più, forse non è che questo peso mi creerà dei problemi, è troppo poco. Allora, è estate e io d'estate sono sempre scesa, però non mi pesavo mai. Prima cosa. Seconda cosa, ho svegliato il metabolismo. Sto mangiando bene, sto mangiando tutto quello che mi serve al giorno e lo vedo nella forza. Non mi sento debole, non mi sento fiacca e mi sento più serena. Riesco ad affrontare, e credetemi, il periodo non è assolutamente stato dei più belli. Riesco ad affrontare le cose in modo più sereno. E questo sì, è strano il come una persona cambia e via dicendo, però sta anche in quello che mangi. Meno mangi, più sei nervosa, stressata, non dormi e via dicendo. Il tuo corpo ti racconta qualcosa, ti racconta quando mangi diversamente. E dà delle sensazioni di soddisfazione alla testina, quella disgraziata che ci rompe le balle ogni volta. Perché, ripeto, ho sempre per anni mangiato con questa, non con lo stomaco. Di conseguenza, comunque, il mio corpo era molto disturbato, ripeto, gonfiore, fastidio, avevo più rughe, sì, le occhiaie su venatura. Però avevo più rughe, stavo meglio, le mie unghie, sono riuscita ad allungarmele. Cioè, ho avuto la serenità, io che le mangiavo da una vita, di allungarle. E sono forti, non si rompono, non si spezzano e non si piegano, non so. Vabbè, questa è forse una cosa naturale, perché mia mamma aveva delle unghiette di aquila. Però non, i capelli stavano meglio. E io li perdevo a ciuffi, perché ovviamente mi mancava tutto. E con tutto ciò non riuscivo neanche a pensare di fare movimento, perché proprio non ce la potevo fare né mentalmente come idea della serie mi alzo da questo divano e vado a farmi una corsa, no, perché mi batteva il cuore a 3000 e pensavo di star male. Sono tante le cose che cambiano. Io non la smetterò mai fin quando anche solo una persona dall'altra parte non mi crederà che si può uscire. Cioè, cazzo ragazzi, ce l'ho fatta io, ce la fanno tutti. E la sensazione è bella, è strana. E io mi metto alla prova ogni giorno. C'ho ancora un sacco di demoni. Sì, soprattutto quando vado a mangiare fuori con delle persone, se ho più o meno confidenza, io mi comporto diversamente a tavola. Non so, questi sono retaggi degli anni, ma ti
piano piano li sto scomponendo, mattoncino per mattoncino, perché quantomeno adesso ho acquisito una certa salute per poter combattere i miei demoni senza la fretta di dover ingurgitare cibo, se no, insomma, te ne vai. E quindi ho il tempo di poter metabolizzare una cosa per volta. Però intanto una grande dimostrazione me la sono data. Se tu mangi quanto ti serve realmente. E ricordiamoci che al di là delle figate che vi dicono, cioè, se fai palestra, se fai movimento, se fai questo ti serve, ma anche il cervello brucia tanto. Come mai quando siamo stressati ci buttiamo sul cibo? Come mai quando siamo stressati dimagriamo? O alcune persone magari si gonfiano mangiando un chicco d'uva in momenti di stress, in periodi brutti e via dicendo. Il cervello ha il potere, il boss, l'ho sempre detto, non c'è niente da fare. Anche qui se mi guardo indietro io mi stupisco per prima, ragazzi, veramente, mi stupisco per prima tante volte di essere riuscita, se mi guardo indietro, 20 kg in meno, quasi neanche ci credo che potevo, che avrei potuto toccare un fondo così, però io non dimentico mai, non bisogna mai fingere che il passato non ci sia stato, non ci pensare, non ti ci devi crogiolare, non ci devi tornare ogni 2 secondi, oddio com'ero, oppure sono soddisfatta. Né in senso buono né in senso negativo, senza tornare sempre con la testa indietro. La testa deve andare sempre avanti, perché la testa ha bisogno di stimoli nuovi e uno stimolo nuovo deve essere anche conoscere il cibo, vedere realmente, come io ho dimostrato a me stessa, ultimamente soprattutto. Cosa fa il cibo al corpo e alla testa? Piano piano, senza troppa fretta, ripeto, quando puoi farlo. Il discorso è che io, anni fa, ho toccato già questo peso, 57,8, 58, però all'epoca ero praticamente con le braccia piccole, senza forza, cellulite, pancetta gonfia, viso gonfio, pelle spenta, sempre bianca, occhiaie, eppure pesavo identicamente ad adesso, insomma, pesavo, avevo lo stesso peso. E questo sembra quasi strano, però non sembra strano se voi vedete un prima e un dopo, cioè un uomo obeso può pesare 200 kg e un bodybuilder può pesare 200 kg. Ci sono tanti fattori che influiscono, eppure sono due corpi che hanno sono due universi paralleli, due modi in cui il peso ti rendi conto che effettivamente un numero dipende da come lo raggiungi, da che cavolo ci metti in questo peso, no? Che cosa c'è? Non so quanto sia durato questo video, ma ha poca importanza. In realtà, quello che importa è che, non lo so neanche come l'ho fatto a caso, non ha importanza neanche questo. L'importante è quello che penso e spero di avervi fatto arrivare. Ma credo che chi mi conosce negli anni ha visto determinati cambi e non voglio che mi si dica brava, perché qui non esiste una persona brava. Esiste un modo con cui tu affronti una cosa. Io mi sono sfidata all'inizio dell'estate, ho detto io questa benedetta pasta me la mangio. Vediamo che cavolo succede. Mi do un range, vediamo se magari questa pasta poi dopo mi rendo conto che mi gonfia, mi fa star male, dico Dio, aiuto, torno indietro. Non c'è, cioè, non succede nulla se poi dico vabbè, torno indietro, la tolgo. E invece mi sono resa conto che ha fatto assolutamente il contrario di quello che io mi sarei mai potuta aspettare all'inizio. Detto questo, spero come sempre che sia per voi una riflessione. E spero ancora di più, questa volta ve lo dico chiaramente, che questa riflessione, se avete un piccolo demone da affrontare, dategli un cazzotto in bocca, provateci. Siete più forti voi, ed è vero.